Cari fratelli e sorelle tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù, e diciamo insieme: siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Queste sono le condizioni per venire con te, o Signore Gesù. Sono esigenti, ma possibili. Richiedono umiltà e distacco da tutto, ed è una liberazione. Grazie che non ti vergogni delle mie croci. Grazie che non mi vuoi un superuomo, che ti accontenti di quel che sono, ma vuoi farmi crescere con te. Signore mio Gesù Cristo, tu, l'unico innocente, hai portato la croce per me. Aiutami a seguirti portando la mia croce per amore tuo, per la mia santificazione e per il bene di tante anime. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella divina volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua, per purificarle. Benedico il cibo, perché sia per te come un nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine, che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi defunti, la macchina e il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per difenderti. Ti benedico per consolarti e perdonarti. Ti benedico per farti santo. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza, e nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione del Beato sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente il Padre, e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buona, eterna, infinita, meravigliosa, la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: o anima, quanto mi sei cara. Metti l'umanità intera con me sulle ginocchia di mia madre, affinché ella medichi le nostre ferite, avvolga le nostre piaghe e ci unga con aromi per la risurrezione. Cari fratelli e sorelle a tutti voi, pace e felicità nella divina volontà, fiate sempre. Ave Maria, prega per noi.